ci sarà la nuova assemblea entro marzo, abbiamo stabilito l'ultimo consiglio direttivo, entro fine marzo faremo l'assemblea generale con l'approvazione del bilancio. Vi dico subito che per quanto riguarda finanziariamente non stiamo male, non c'è nessun problema per adesso, però sicuramente i problemi ci saranno in futuro. Perché? Perché è un'associazione che invecchia, si vede dal presidente, ma si vede anche dagli altri, insomma, no? E quindi questi sono i problemi, no? Mancanza del cambio, giovani che non partecipano, problemi che hanno tutte le associazioni, no? Se parliamo degli alpini, vero? Voi che venite in Friuli, anche lì ci sono problemi per le varie associazioni perché non c'è partecipazione da parte dei giovani. Comunque questo non vuol dire che dobbiamo mollare, anzi dobbiamo tenere duro, perché in effetti noi l'attività che facciamo è un'attività di carattere, siamo riconosciuti dalla regione come associazione di promozione sociale, prego. E facciamo tutto quello che è nelle nostre possibilità, quindi attività in sede, serata di aggregazione. Non si sente niente giù, come non si sente? Ma lo altro. Magari che non si sente. Serate di aggregazione, facciamo gite culturali, facciamo conferenze, facciamo tantissime cose. E queste bisogna cercare di portarle avanti anche in futuro. Il fatto è che c'è molto sacrificio da parte di pochi e poca partecipazione da parte di molti. E quindi l'appello che io faccio è che, visto che siamo in decadenza, cioè finisce con quest'anno il triennio, noi rinnoviamo le cariche ogni 3 anni, quest'anno finisce, quindi noi del direttivo siamo tutti dimissionari, come di norma, ma il fatto nuovo, se vogliamo, è che il presidente non si presenterà più alle prossime elezioni, non si presenterà come consigliere, ma si presenterà così come semplice collaboratore, no? Quindi non mi presento come consigliere, perché se mi presento come consigliere c'è il pericolo che poi mi nominano presidente di nuovo, cosa che io non voglio, perché voglio di proposito. È già la seconda o terza volta che provo a dare dimissioni, ma non perché non voglio fare, anzi io faccio volentieri, ma faccio, visto l'età, visto c'è un aspetto fisico, ma non solo fisico, anche insomma di stanchezza si fa più fatica, cioè non voglio che le mancanze che ci sono inevitabilmente ricadano poi sull'associazione. Quindi per provocare tutto io dico non mi presento più, e quindi bisognerà eleggere un nuovo presidente. Il nuovo presidente però viene eletto dai consiglieri, quindi io l'appello che faccio in questa sede è che chi ha voglia di fare qualcosa, chi ha voglia di dare una mano a questa associazione affinché si mantenga ancora viva e vivace e che ci sia un futuro, è di farsi avanti e proporsi almeno come consiglieri. Dopodiché troveremo una soluzione. L'importante è che ci sia partecipazione nella prossima assemblea e che ci sia gente che vuole dare una mano, perché è un peccato, perché abbiamo anche un problema di sede. Noi abbiamo una sede che costa moltissimo e non possiamo sostenere la sede visto i problemi che ci sono. Cioè non riusciamo più a fare le sede perché abbiamo pochi volontari, no? Perché le persone che si danno da fare, quelle persone che avete visto stasera premiate con il piatto, e tutta gente che si è data da fare in quest'ultimo anno nell'organizzare le serate, le cene, eccetera, eccetera. Molti di questi non possono più, anche per gli stessi motivi che sono i miei, impegnarsi per queste cose. Quindi abbiamo bisogno di gente nuova che si deve fare per mantenere la sede così com'è, oppure per trovare altre soluzioni. Non è detto che dobbiamo mantenere per forza la sede che abbiamo adesso, che costa moltissimo e non è in grado
di siamo in grado di sostenere, così come tutto il discorso del vino che facciamo venire da Friuli. Abbiamo Danilo Boiane che non può fare più il cantiniere, quindi anche lì è un altro grosso problema. Quindi vi ho dato una serie di spunti di riflessione, in modo che quando ci sarà la convocazione dell'assemblea vi facciate avanti. Ecco, non vi lasciamo una associazione in difficoltà, vi diamo a chi vorrà l'assemblea fare un'associazione che è ben impostata, ha delle grandi possibilità, l'importante è che ci sia qualcuno che porta avanti. Grazie e tanti auguri a tutti e buon proseguimento.